Io sono molto grato alla televisione che mi offre l'opportunità di parlarvi da dietro a una grata. Queste sono, insomma, ognuno si gratifica come può. Questa potrebbe essere la televisione del futuro. Comunque sono qui per presentarvi uno, farò una presentazione da quattro soldi. Cioè, uno che secondo me, uno che si potrà fare perché è bravo, ha del talento. È uno che il successo se l'è guadagnato, Pietro Ghislandi, Non, ma buttiamoli via questi soldi qui, che sono pericolosi, perché qui gratta gratta si finisce dietro una grata, bisogna stare attenti, che poi ti beccano, Io sono qui. Ciao Maurizio. Ti vedo in palla, Sì, abbastanza. Bella faccia, hai trovato, poi dicono che l'abito non fa il monaco, non fa nemmeno il politico, però insomma fa, qualcosa fa. Dunque siamo qui per parlare di Tangent Dance, che è un successo, nel senso che Pietro Ghislandi si è cuccato un bel premio al festival, un festival importantissimo, il festival dell'umorismo di Ascoli. Esatto, il festival delle note in satira di Ascoli Piceno, sì. Poi c'erano un sacco di concorrenti. Ma ti è costato molto vincere questo festival? Ma ti dirò, hai pagato? Non ho pagato. Eccezionale la regola, non ho pagato. Guarda, è un festival più che dell'umorismo, è un festival di gente che non so dove fuori vive. Di testa, esatto. fuori di testa. Cosa ridi? Tangent Dance. Tu sei di? Bergamasco. Bergamo alta, Bergamo bassa. Io sono a metà stagione. Cioè, Bergamo di Pietro sta. Cioè, Bergamo. Pietro a Bergamo alta. A Bergamo abbassa l'onorevole Citaristi. Citaristi, 40 avvisi di garanzia. È uno che fa il buon avviso a cattiva sorte. Esatto. Com'è che? Poi sai che sono al violino e alla custodia cautelare del violino. Sì, vabbè, comunque. Che battutaccia, dai, per favore. Uno Citaristi che suona il violino. Violinisti. Esatto. Vabbè, comunque. Siamo qui, questa è la palla, non si sa mai. È la palla di scorta. Io spero che sia di scanzi, la butto di concia. No! Dimmi, Pietro. Mia sorellina! Era tua sorellina? Era sua sorellina, è nata da poco, sì. Io ho approfittato dell'ora d'aria che si è preso Pietro Ghislandi. Anche perché poi si sta freschissimi, Stai fresco. Purtroppo l'aria è calda, ma le luci ci mettono in vista tutto. Sì. Allora, senti, tu hai approfittato di questa situazione italiana ormai chiara, no? Direi di sì. Poi, è chiara. Più che mai, ecco. Si spera. Sai, poi se un comico non si sfoga così, chi vuoi che lo faccia? Ma questa gente che parla, questi che li tengono in galera, se sono ventriloqui, se parla ventriloquo, vale oppure vale proprio... Tu quando e fai una dichiarazione con la voce del ventriloquo, ma non ho idea, anzi, qui ne tengono conto? Dovremmo verificare la cosa. Io so solo che... Tu magari dici la verità come la pancia, ma poi... C'è questo scambio di personalità, logicamente, questo sdoppiamento, perché se io sono qui e ti dico che... Maurizio? Sì, dimmi. No, ho preso la voce della... Ho preso la voce della palla. E adesso? Cosa... Io prendo la palla... Cosa posso fare? Vado via con la voce da palla al piede? Io prendo la palla al balzo. Maurizio? E ti faccio cantare Tangent Dance. Va bene, ti ringrazio molto e scusate Pietro, la voce. Questo Tangent Dance è di Pietro Ghislandi. Sì? Secondo me possiamo farlo volare. Grazie Maurizio. Mi raccomando, non farti vedere lì dentro, ma sempre qui al Super Classifica Show. Va bene. Tangent Dance, Pietro Ghislandi. Ciao a tutti. Sempre.